Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il 25 gennaio il ritorno in classe alle superiori con la didattica al 50%. A distanza di un mese, domani, sabato 27 febbraio, gli istituti superiori marchigiani torneranno alla didattica a distanza al 100% e fino almeno al 6 marzo, a seguito dell'ordinanza anticipata dal presidente della regione Francesco Acquaroli. Provvedimento che prevede lo stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi seconde e terze medie delle province di Ancona e Macerata. Evidentemente loro hanno informazioni che fanno ritenere di dover chiudere la scuola, certamente noi siamo un po' delusi. Nel mio istituto, ad esempio, non abbiamo mai avuto nessun caso fra il personale scolastico, né docenti, né bidelli, né personale ATA, pochissimi a tutt'oggi casi di positività, che sono tutti sotto controllo, e devo, per quello che ne so io, nella nostra provincia più o meno è così nelle tutte le scuole superiori. Certamente l'idea di dover fare una zona cuscinetto intorno alla provincia di Ancona, che invece ha veramente dei problemi seri da questo punto di vista, evidentemente ritengono di doverlo fare e forse è giusto farlo. Vaccini agli operatori scolastici? Sì, siamo quasi. Sì, ci siamo quasi. Lo stesso assessore Saltamartini ieri ci ha preannunciato la possibilità dal 1° di marzo di prenotarci in una piattaforma che metteranno a disposizione. Siamo ansiosi perché ovviamente c'è anche paura fra il personale scolastico ed è giusto che sia così. L'abbiamo chiesto come associazione dei presidi, avevamo chiesto la vaccinazione per il personale scolastico e abbiamo chiesto anche lo screening di massa in attesa della vaccinazione. Intanto devono ancora partire gli interventi destinati alla scuola e finanziati dalla Giunta regionale con 5 milioni di euro per sanificare gli ambienti e migliorare l'areazione delle scuole. Nel corso del mese di febbraio è stato approvato dalla Giunta regionale lo schema per attivare il contributo a favore di comuni e province, in attesa del parere del CAL.